Mister, in matematica la vostra trasmissione, ma oggi avete dato filo da torcere al Monticelli e soprattutto in avanti avete confermato che in questo giro di ritorno avete tanta qualità. Sì, adesso è matematico, quindi però io sono contento al di là di quello che del risultato della retrocessione matematica. Anzi, ne approfitto per ringraziare la società che mi ha dato l'opportunità di allenare questi ragazzi. Non meritano l'ultimo posto per quello che hanno dimostrato nell'ultimo periodo. Li ringrazio pubblicamente perché mi ha dato la possibilità di allenarli e di fare questa bella esperienza, anche se è finita negativamente. Portiere, grandissimo protagonista. Sì, no, un po' tutti hanno fatto il loro dovere, si sono impegnati, hanno lottato e posso assicurare che lotteranno anche per queste ultime tre partite. Un po' di tensione nel finale, qualche parola di troppo ci sta perché il Monticelli si giocava tanto. Sì, Monticelli si giocava tanto, però penso che bisogna avere sempre un po' di educazione per chi retrocede, perché poi il calcio, si sa, prima o poi ci si rincontra, no? E quindi mi posso io ritrovare dall'altra parte, loro da quell'altra. È stata decisiva l'espulsione di Margarita perché era nel momento di maggior forcing da parte del Monticelli, l'ingenuità del numero 10 biancazzurro ha un po' spento la pressione del Monticelli. Sì, quello ci ha dato una grossa mano, ma noi non avevamo più niente da perdere, dovevamo per forza vincere la partita, quindi abbiamo spinto tanto, in circostanze abbiamo anche difeso in due con due difensori, quindi perché pareggiare non serviva a niente, dovevamo cercare di vincere, abbiamo spinto tanto e non ci siamo riusciti, però al di là di questo sono contento e ringrazio i miei ragazzi per la grossa partita che hanno fatto.